parte dell'hater del mio canale? No, vabbè, ve lo spiego io. Questo ragazzo che si chiama Injo, che prima ha dichiarato di odiare il mio team, dopodiché si è messo a dire che il team Mad è suo. No, 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 è impossibile, fra. Io il team Mad l'ho fondato e creato 2 anni fa. Signori e signori, oggi siamo qui su Fortnite per andarlo a invitare a avere il confronto finale. E voi vi chiederete: Crazy, ma il confronto su Fortnite? No, ho intenzione di invitarlo qui nella villa in cui mi trovo adesso e parlare faccia a faccia. Ma prima è il momento di scrivergli e chiamarlo qui su Fortnite. Eccoti qua finalmente, eh? Eccomi, eccomi. Allora, vogliamo risolvere questa situazione una volta per tutte? Va bene, dimmi, dai. Frate, allora, io non capisco innanzitutto perché te dici che il team Mad è tuo. Cioè, ma poi vorrei capire, all'inizio te, non so se ti ricordi, cioè tu dicevi che il mio team faceva schifo, faceva cagare. Quindi, ora, il team Mad perché dovrebbe essere tuo? Che c'è? Hai cambiato idea? No, 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 perché il team Mad è sempre stato mio, quello. Vabbè, senti, frate, allora, ho capito che da uno schermo non riusciremo mai a risolvere niente. Quindi io te la butto lì, ok? Va bene, che ne pensi se ti pagassi il biglietto per venire nella Mad Villa, ovvero la villa per ora dove facciamo video, e vieni qua, almeno ne parliamo faccia a faccia. Allora, se devo venire a perdere tempo, anche no. Però, dai, se mi paghi il biglietto va bene, dai. Certo, se ti pago il biglietto va bene. Certo, cioè, tu il biglietto non te lo potresti pagare. No, no, no. Ah, certo, vabbè, capisco. Per un coglione così non lo pago. Ma come ti permetti? Vabbè, comunque sia, vabbè. Comunque, io non credo che se vieni qua perdi tempo. Anzi, dovresti essere onorato di parlare. Ah, addirittura. Addirittura. Ma ti sei visto, cioè, frate? Ah. Sei un di fallito. Ma che perché rubi team? Non capisco. No, sei tu che mi hai rubato il mio team, non io. Vabbè, ok, vabbè, raga. Ok, voglio vedere davanti di presenza proprio se riuscirai a parlare così. Perché quello che stai dicendo è completamente assurdo. Se per te va bene, io vedo un volo per oggi stesso, ok? Ah, ok, va bene. Sì, qual è il tuo aeroporto più vicino? Ah, guarda, Milano. Allora, ti prenoto un Milano-Bergamo, va bene? Controllo subito il biglietto e te lo prenoto. Così direttamente questo pomeriggio o questa sera sei già qua, va bene? Va bene, va bene. Perfetto. Allora, signori e signori, è fatta. Ci vedremo dal vivo e ne parleremo faccia a faccia come mai prima d'ora. Hater contro youtuber. Cioè, sarà proprio una bella cosa, eh? Voglio vedere proprio se sei un così dal vivo. Ok, va bene. E dopo aver preso un volo a ben 80 euro, ho fatto venire l'hater il giorno stesso. E signori e signori, non vi dico cos'è successo, ma vi lascio al continuo. Signori e signori, non ci sto credendo nemmeno io, ma l'hater è fuori la porta. Sto andando ad incontrare uno che mi odia faccia a faccia. Cioè, raga, non sapete quanto me ne ha fatte passare sto qua. Tra l'altro, da lontano, non so se lo intravedete, ma è ufficialmente qua. Quindi direi di aprirgli il cancello e vloggare in questa situazione che è veramente cringe, cioè. Eccolo qua, il famoso Injolator. Ciao, com'è? Tutto bene? Tutto a posto. Dammi la mano, ciao. La mano in che senso? Ciao, ciao. Bello, piacere, bello. Piacere. Ma no, piacere. Ci conosciamo abbastanza. Prego, entra. Certo, entra pure. Allora, cosa, bello. Grazie. Com'è stato questo viaggio? Ecco. Grazie, me l'hai offerto tu. Grazie. Sì, lo so che te l'ho offerto io, ma non siamo qua per vacanza. Siamo qua per un motivo, e lo sai bene. Certo, per parlare. Per parlare. Adesso, finalmente, ragazzi, vedremo cosa ha da dirmi. Andiamo pure di qua, che ti presento. Che bella. Non ho capito in che senso adesso alloggio. No, no, è una bella casa, mi sa che ci sarò qualche giorno, sai? Qualche giorno? No, ascolta, intanto decido io quanto ci stai, cioè non lo decidi tu. Ah, comunque non so se hai visto, ma guarda qua. Oh, attenzione, bandana in onore mio. In onore tuo. In onore mio. Fantastico. Ragazzi, so che state facendo qualcosa che non mi riguarda, ma vi presento il mio hater. Ciao ragazzi. Ma che ci fa questo? Dobbiamo parlare, l'ho invitato, ok? Non fatemi domande. Non ci credo nemmeno io, ma ci siamo. Faccia a faccia, youtuber contro hater. Allora, dimmi quello che hai da dirmi. Allora, abbracciamoci innanzitutto. Vieni. Ok? Allora, guarda, io ci ho pensato bene a tutto quello che è successo ieri. Ho sbagliato, scusa Crazy, Aspetta, no, aspetta un attimo. Allora, intanto fino a ieri mi dicevi, di qua, io ti dico che sei un coglione di faccia. E ora vieni qua. Ho sbagliato. Signori e signori, cambia la situazione. Ammetti di aver sbagliato. Certo, ammetto di aver sbagliato. E allora ti propongo di nuovo la domanda: di chi è il team Mad? Ah, ragazzi, il team Mad è di Crazy Mad. Oh, cominciamo a ragionare, ragazzi. Ma quello che vorrei capire davanti a tutta Italia è perché mi hai offeso su Fortnite. Perché sono un po' stupido. Stupido, lo ammetto. Ma come? Ma che cosa? Vabbè, ammetti di essere stupido, fantastico. Sì, ammetto di essere stupido.
Ma guarda, Crazy, in realtà ti devo dire la verità, era, diciamo, un appoggio per arrivare a te, capito? Non lo so. Volevo arrivare a te. Tutto qua. Cioè, tu hai fatto tutto questo solamente per farti notare? Sì, sì, anche per arrivare a te, perché così potevamo diventare amici, capito? Ma non è una scusa valida, ma che significa? Cioè, non è che se tu mi insulti automaticamente diventi mio amico, ma che c***o di ragionamento è? Beh, dai, ora sono qua, tu sei qua, siamo insieme, possiamo diventare anche amici, no? Hai ragione, non lo devo fare, scusa, Crazy. Dai, non c'è bisogno di piangere, nel senso... No, no, scusa, hai ragione tu. Ma non c'è bisogno di piangere, cioè, stai tranquillo, alla fine... Ma perché? Cioè, non ti preoccupare, nel senso... Ho capito, cioè, il tuo discorso e ci sta. Però, Fra, non ti possiamo giustificare, capisci? Cioè, non è possibile. Cioè, non puoi venire a fare il mio hater, fai rubarmi il team, poi ti invitiamo e dire ho sbagliato. No, scusa, Crazy. Allora, io ti posso perdonare, ok, Ingio? E possiamo anche diventare amici, ma te mi devi dimostrare che quello che hai fatto è sbagliato e quindi te ne sei pentito e ti chiederai come, giusto? Bene, è sera, quasi notte, e ci sono 19 gradi, cioè comincia a far fresco. L'acqua è sempre ghiacciata di sera, quindi se tu ti vuoi far perdonare tutto vestito come sei adesso, ti devi buttare in piscina. Ti devo buttare in piscina? Tutto vestito, hai capito bene? Tutto vestito, se no te ne puoi andare da qua perché non sei perdonato. Signore e signori, attenzione, buttati in piscina, vai. Ok, e chiedi scusa. Si è buttato in piscina. Ora devi chiedere scusa a tutti, Ingio, perché... Ok. Signori e signori, l'hater alla fine diventa amico. È una storia che va a finire nel migliore dei modi. Sbagliare ci può stare, l'importante è capirlo e chiedere scusa. Ingio l'ha fatto, di conseguenza possiamo perdonarlo e possiamo farlo restare qualche giorno in più in villa. Ingio, però mi devi promettere che questa cosa non si ripeterà più e non lo farai mai più. Lo prometto, parola mia, non lo farò mai più. E voi che ne pensate di tutta questa storia? Fatemi sapere, perché è incredibile quello che è successo. Prima era un hater, ora è diventato un amico e ora è venuto nella mia villa. Vabbè, comunque fatemelo sapere nei commenti.